Aldo, il giorno 17 luglio 2019. Aldo con il trailer in campagna. Sono qua in questo posto desolato, non c'è nessuno, solo due persone là in fondo che stanno andando via, ma devo dire che la mia vita è molto evolutiva. Oggi dalla metropolitana, dall'aspetto cinematografico, dalla TV, da tanta gente che c'era a Milano, sono passato attualmente in questo momento in un posto così desolato, dove non c'è nessuno. Ho un senso di pace. Mi viene perfino la tosse da come sono emozionato a dire la mia qualità della vita, che passa da un'estremità all'altra. Poi mi aspetta un'estate molto piena di vita. Devo dire che sono stato invitato anche nell'Oltrepò Pavese da una signora che mi ha dato un appartamento a Zavattarello, bellissimo. Sono là a mangiare nei ristoranti. È una novità, è una novità. Poi un'altra novità, la mia amica Sabrina mi ha dato due appartamenti anche a Ferriere, dove posso cambiare regione e andare. Poi, ma non so più cosa dire, mi telefona una signora di Brumano, dove era stato l'anno scorso, mi dice: Aldo, non c'è da preoccuparsi, se non hai soldi vai pure nella mia casa a Brumano, ai piedi dell'Esegone in Valimagna. Io non so più cosa dire, quanta gente che mi vuole bene, che accetta la mia personalità così stravagante. Oggi ho fatto i provini a Guess My Age, mi hanno accettato da parte di Van Gogh, poi in settembre mi pagheranno, ma i soldi arrivano dopo 3 mesi, non importa. Ho venduto anche un quadro che non me l'aspettavo in questi giorni, il 1° agosto lo devo consegnare a un signore di Pavia mediante Artupia, il sito che mi ero iscritto, e quel quadro lì l'avevo fatto 10 anni fa, è quello dei pinguini esattamente con l'universo. La mia vita è piena di emozioni, da un'ora all'altra, da un'ora all'altra cambio paese, città, passo dalla vita metropolitana alla vita campagnola. Ma mi chiedo, ma chi è che è in grado di fare questa vita così movimentata come la faccio io? Forse è la pazzia di Aldo, perché ormai ho già una certa età, ho già 65 anni, non voglio perdere un minuto per minuto della bella esistenza che anch'io posso ancora vivere nel benessere. Purtroppo la vita la godo più alla terza età che di quando ero giovane, perché ora ho tanti motivi che mi spingono a studiare, a capire le cose, la storia dell'arte, i fiumi lombardi, tanti motivi, e devo ringraziare anche tutti coloro che mi danno le case fuori Milano anche senza pagare. Io questo è un gran ringraziamento che ne sarò poi grato, ma loro lo fanno per gratitudine a me. Ecco, di fronte alla chiesina della Peste, vi saluto, vado a prendere il mio trailer, lo zainetto, e proseguo verso la stazione a piedi o in navetta di Paderno-Robbiate, dove mi porta Milano. Poi domani un'altra partenza, posso andare anche a Chiavenna, in Valtellina. Che bella l'estate! Ma perché alcune persone non apprezzano che la vita è bella? È veramente bella, soprattutto anche vivere da soli, perché non si è condizionati da un'altra persona. L'importante è avere tanti amici che seguono nel mio canale YouTube.